Finalmente ci troviamo a commentare una Roma bellissima, una Roma stupenda, una Roma super tecnica, una Roma super competitiva, una squadra vincente. Oggi un 7-0, ragazzi, 7-0, avete capito benissimo. In casa l'Olimpico contro l'Empoli, un risultato nettissimo, frutto di una Roma davvero, davvero vincente. Un 11 titolare che gioca convinto delle proprie potenzialità, bene, veramente tutti i giallorossi e bene soprattutto Mourinho che sembra, aver lavorato bene, seppur con i pochi giocatori che aveva a disposizione in questa pausa per cambiare l'imprinting con cui la Roma aveva iniziato malissimo la stagione, ma oggi si svolta la pagina ed è una delle pagine più belle della storia Mourinho-Roma. Un 7-0, un clean sheet e un risultato così ampio in un Olimpico sold out era veramente una cosa di cui l'ambiente giallorosso aveva bisogno. Nel finale trova anche il gol Lukaku, doppietta per Dybala, doppio assist di Belotti, un gol fantastico di Cristante, una Roma che funziona, funziona veramente alla perfezione e anche il primo gol all'esordio con la maglia da titolare per Renato Sanchez, una Roma perfetta ragazzi. Andiamo a vedere le pagelle. Rui Patrizio sbaglia nulla, para due parate importanti, quindi per lui un 6 e mezzo. Quando c'è da criticarlo, sono il primo, quando c'è da elogiarlo, sono sempre qui. Per quanto riguarda invece la difesa, un blocco difensivo convincente, Mancini si merita un 7, trova anche la rete nel finale, bene, Ndicka, la prima da titolare, sembra veramente, veramente un giocatore importante, può essere un giocatore importante, convinto nelle sue scelte, mi è piaciuto davvero molto bene, Llorente come al solito per entrambi un 6 e mezzo, i terzini benissimo, la spinta di Spinazzola, 7 per il terzino. E poi ragazzi, oggi Christensen sembrava sceso da un altro universo, un giocatore totalmente diverso rispetto alle prime di campionato. Per lui un 7 pieno, soprattutto di incoraggiamento. Bene, Cristante trova un gol magnifico, per lui un 7, Renato Sanchez gioca solamente 45 minuti, 6 e mezzo pieno, 6 e mezzo anche per Bove da subentrato. Bene, bene, anche Paredes che sembra una bella copia di Cristante, per lui un 7. Giocano Dybala e Lukaku lì davanti, una coppia veramente da parti altissime, da vertice della classifica, una coppia che ci fa sognare. Dybala 7,5 illumina con il suo gol, apre le danze e poi con il suo secondo gol delizia i 70.000 dell'Olimpico. Lukaku, una gara fenomenale di sponde, contrasti per la maggior parte azzeccati e poi conclude con un gol e con la freddezza del vero top player. 7, non poteva iniziare meglio di così. Subentrano anche Azmoun, subentra Belotti, citazione, menzione di onore per il gallo Belotti, doppio assist quando è entrato praticamente a 15 minuti dalla fine, un giocatore che dà sempre tutto, una Roma che brilla, vince, convince e veramente cala questi 7 gol in un modo sorprendente e soprattutto affascinante. Bene Mourinho, speriamo sia in ripresa il suo progetto con la Roma. Benissimo la Roma, bene l'ambiente Roma. Ed ora andiamo a giocarci giovedì contro lo Sheriff, la prima di Europa League. E poi dobbiamo continuare su questo ritmo per ambire quest'anno seriamente alla Champions League.